con molto piacere che di questa intervista da cui io partirò per esaminare il pensiero di Berlinguer rispetto al progresso tecnologico e alla sua influenza sulla vita produttiva e quindi poi sulla società intera, è stato utilmente citato sia da Tortorella, sia da Gotor, sia da altri su vari mezzi di comunicazione. Ciò mi conforta nel individuare nel contenuto di questa intervista un punto non secondario dei pensieri e delle attenzioni su cui Berlinguer ha speso la sua vita di dirigente. E ritorniamo a questa intervista in cui Adornato parte dal modo come Berlinguer ha reagito dopo, diciamo, molti anni dopo l'uscita di 1984 di Orwell, ai giudizi che erano stati dati su questa opera. L'Occidente completamente aveva identificato nel regime sovietico l'obiettivo della critica di Orwell all'autoritarismo, all'oppressione che attraverso i mezzi di comunicazione e di sorveglianza venivano fatti su tutti gli individui, in tutte le società autoritarie. Orwell quindi, diciamo, viene eletto in Occidente come il critico più feroce dello stalinismo. Berlinguer non nega che alcuni aspetti delle posizioni di Orwell siano utili e interessanti, ma smentisce la profezia di Orwell che vedeva nell'84, quindi sostanzialmente 36 anni dopo la pubblicazione del libro, l'attuazione di questo regime oppressivo. E secondo me aveva pienamente ragione Orwell, perché il processo che si era, diciamo, consolidato dal 48 all'84, considerando la lotta anticoloniale, le lotte operaie nell'Occidente, l'emergere della questione femminile e i tanti movimenti per la pace, per l'emancipazione delle donne e in generale nel mondo non era andato avanti un processo, diciamo così, regressivo, anche se, ripeto, Berlinguer non nega la validità di alcuni spunti che erano presenti in Orwell. E qui emerge tutta la sostanza dialettica del pensiero di Berlinguer, cioè le tecnologie in sé non sono la causa dell'oppressione o del consolidamento del potere. Le tecnologie sono uno strumento, dipende da come sono usate e dai contesti in cui interagiscono. Cioè, paradossalmente, fa notare Berlinguer che nell'83, nel dicembre dell'83, momento dell'intervista, le preoccupazioni maggiori sul pericolo delle tecnologie, quindi della comunicazione elettronica, stavano più tra gli intellettuali americani che negli intellettuali russi, perché in Russia si incomincia a vedere in questi strumenti un mezzo per allargare la capacità di intervento politico e soggettivo delle masse, mentre in America si rimane legati al fatto che queste tecnologie mettono in discussione la privacy, l'autonomia del cittadino, e così via. Quindi ci troviamo, diciamo così, in un filone di pensiero che proseguito nel campo della sinistra, e precisamente nel campo della sinistra marxista, che era già in Lenin, se vogliamo, e poi in Gramsci dell'Ordine Nuovo. Se andiamo a rileggere alcuni passaggi in Lenin come teorico, diciamo, della rivoluzione, ma anche dell'uso della scienza per affermare i principi della rivoluzione. Cioè, il socialismo non deve rifiutare, anzi, deve partire dai punti più alti dello sviluppo scientifico e tecnologico per mettere al servizio delle masse, al servizio di tutti, il progresso, e non per continuare attraverso il progresso scientifico e tecnologico l'appropriazione privata del benessere collettivo. Ecco, qui è il punto centrale in cui Berlinguer si inserisce in una precisa tradizione marxista che parte dai fondatori, Marx ed Engels, passa in Lenin, passa soprattutto in Gramsci,
in Gramsci dell'Ordine Nuovo e nel Gramsci dei Quaderni, dove tutta la riflessione del rapporto tra scienza ed educazione, tra scienza e decisione politica, mette in luce come la decisione politica, se non è nutrita di competenza, di conoscenza, è inefficace ed è velleitaria. Quindi, in questo di Berlinguer si riallaccia fedelmente ad un filone di ricerca che è tutto tipico del marxismo occidentale e soprattutto di Gramsci, anche se non è stato fatto questo, diciamo, raccordo preciso tra le riflessioni di Berlinguer e le produzioni, diciamo, più teoriche di Gramsci. Io vedo in queste posizioni di Berlinguer una precisa derivazione gramsciana e mi viene in mente l'appello che fa lui ai giovani: studiate perché con la vostra conoscenza, con la vostra padronanza delle moderne scienze, voi potete dare la libertà a voi stessi e alla società, perché la battaglia, la lotta oggi è anche su chi è capace di padroneggiare le tecnologie. Anche lì si svolge una lotta tra chi, utilizzando le tecnologie, porta, diciamo così, a aumentare il suo potere di oppressione, di arricchimento e di concentrazione della ricchezza, o al contrario, impadronendosi delle tecnologie e mettendole al servizio dell'uomo, di tutta l'umanità, utilizza la scienza. Quindi in Berlinguer noi possiamo prefigurare, anche se lui non usa queste parole precise, una, diciamo, alleanza che deve esserci tra il progresso scientifico e il progresso sociale. Cioè la scienza deve essere alleata della politica progressista e la politica progressista deve sempre più utilizzare, diciamo così, il progresso nei vari campi del sapere. Lui, quando parla di futurologia, parla di un congresso di futurologia che poi non riuscì lui ad organizzare e se ne lamenta, parla però di una possibilità che la scienza sia alleata del socialismo, cioè che il marxismo più genuino è quello che parte dal progresso scientifico raggiunto fino a questo momento e non rifiuta niente di esso se non l'uso che ne fa il capitalismo come strumento ulteriore di arricchimento e di potere. Quindi lui prefigura un'alleanza tra socialismo e scienza, un mutuo rapporto e scambio reciproco, garantendo la piena libertà alla ricerca scientifica e lamentando che tutti i governi democristiani o di centrosinistra non abbiano mai realmente finanziato la ricerca scientifica e abbiano condannato l'Italia ad un ruolo subalterno nell'Occidente capitalistico. Ecco, quindi questo processo dialettico, questa dialettica continua tra conoscenza scientifica e uso della conoscenza e possibile uso progressivo della scienza è la cifra che ci fa capire la modernità e, diciamo, la proiezione lunga nel futuro del pensiero di Berlinguer. Ed è per me scandaloso, scandaloso che nell'anno centenario della nascita, non voglio mettere a confronto e in contrasto Pasolini e Berlinguer, ma se noi facciamo un ragionamento matematico, numerico. Quanti sono gli italiani che hanno letto, conosciuto, visto i film di Pasolini? Diciamo 10%. Quanto sono gli italiani che sono stati influenzati dalle parole, dalla vita, dalle opere, dal comportamento di Berlinguer? Milioni e milioni. Ebbene, nella nascita del centenario di Pasolini si fanno migliaia di iniziative che ricordano questa nobile figura e importantissima figura di artista, di intellettuale grande, qual è stato Pasolini. Però si facciano molte poche cose, se non quelle cose tipo il film su Berlinguer, perché è tutto giocato sull'emozione, sugli affetti, che pure sono roba umana e che colpiscono tutti, compreso il sottoscritto. Ma la cifra vera di Berlinguer è di un politico moderno che guarda il movimento della storia moderna e cerca di indirizzarlo verso traguardi validi per tutti.